mister, in una partita intensa, combattiva, si è decisa al try back. Sì, una partita molto intensa, direi che è stata una partita dai due volti, perché noi i primi due set abbiamo fatto veramente tanta fatica per qualche demerito nostro, ma per tanti meriti di Santa Teresa. Ci hanno aggredito veramente battendo molto forte. Noi non abbiamo preso ace, però non siamo mai riusciti a mettere la palla, o meglio, siamo riusciti poco a mettere il palleggiatore nella condizione di poter scegliere qualsiasi cosa. Avevamo delle uscite un po' obbligate, loro hanno difeso veramente molto, molto, tanto, tanto, tanto i primi due set. E poi onestamente siamo riusciti ad aggiustare un pochino la ritestione, contenere un pochino gli errori rispetto ai primi due set, e loro secondo me ovviamente magari alla lunga saranno sicuramente un po' calati. Lei ha fatto dei cambi nel terzo set, questo gli hanno forse permesso di cambiare volto alla gara? Allora, sicuramente Egle Solarino quando è entrata ha aggiustato la ricezione, ha fatto un'ottima partita, sono contento per lei, perché è una ragazza che se lo meritava, ha sfruttato la sua occasione, finora aveva giocato veramente poco, ma si è sempre allenata molto bene, quindi sono molto contento per lei, perché sicuramente dietro ma anche davanti devo dire che ha fatto veramente una bella partita. Questa è la seconda vittoria di questa stagione, dove potete arrivare? Questa è una domanda a cui non è facile rispondere, in quanto siamo appena all'inizio, secondo me i valori di tutte le squadre non sono ancora ben definiti, anche se io credo che il nostro calendario non era sicuramente facile per una neopromossa. Incontrare Fasano, Marsala e voi nelle prime quattro giornate di campionato non era sicuramente un biglietto da visita semplice per noi, quindi siamo contenti perché ne siamo usciti con due vittorie. Peccato per la nostra prima gara di campionato, che è finita allo stesso modo della gara di stasera, sopra 2-0, due punti della vittoria, abbiamo perso 3-2. Però per adesso diciamo che bene o male da neopromossa il ruolino di marcia è abbastanza buono, non è ottimo ma è sicuramente abbastanza buono. In settimana sono arrivati dei rinforzi, il libero e la palleggiatrice se non sbaglio. Sì, il libero è arrivato due settimane fa, il palleggiatore è arrivato due giorni prima della partita con Marsala. Sicuramente sono due ottimi giocatori di qualità che hanno dato, ci daranno la possibilità, una volta inseriti del tutto, di crescere ancora.